Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Il tema della trasmissione di oggi è la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Con noi in studio la dottoressa Daniela Gnesutta del Dipartimento di Prevenzione della SUFC. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Allora, come siamo con questo avvio di campagna per le vaccinazioni anti-influenzali? Se ne è tanto parlato anche nei giorni scorsi, le preoccupazioni perché nelle farmacie ci sono queste prenotazioni, ma i farmacisti rispondono: non possiamo prenderci tante prenotazioni perché non ci sarà il vaccino. Allora spieghiamo bene per chi ci sarà sicuramente, di quante dosi dispone l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Allora, diciamo prima di tutto che è chiaro che questo periodo c'è una maggiore sensibilità, perché ovviamente il messaggio è in generale quello di evitare la circolazione contemporanea del Covid con i virus influenzali. Questo, diciamo, è chiaro, non confondere le due sintomatologie, ovviamente. Certo. Quindi è ovvio che il messaggio è arrivato. Anche se le sintomatologie sono più o meno analoghe, sì, no? Cioè, certo, si sovrappongono. Ma evitiamo, diciamo, quella parte di sintomatologia o anche peggio di ricoveri per aggravamento di patologie di base o altro che sono legate invece all'influenza. Quindi si tratta di anche una visione strategica proprio su questo momento locale, questo momento particolare. Allora, per quanto riguarda il discorso del vaccino, noi abbiamo fatto una previsione di una gara ancora a molto tempo, adeguato come tempistica, e abbiamo chiesto in regione mediamente una maggiorazione delle quote superiore al 50%, intorno al 50% più o meno. Perché l'anno scorso le persone che si sono vaccinate, quelle delle categorie a rischio, allora, gli ordini sono stati fatti in base ai dati dello scorso anno? Un po' in base ai dati dello scorso anno e un po' in base a cosa già pensando a questa situazione. Quindi diciamo che la copertura sulle persone oltre 65 anni in regione si aggira sul 60%. Più o meno. Quindi parliamo degli oltre 65 anni, siamo sul 65%. Io ricordo che la circolare nazionale parla di coperture intorno al 75% come copertura minima. Poi abbiamo le categorie a rischio che noi vacciniamo già da anni, ma le categorie a rischio che noi vacciniamo sono, diciamo, un numero molto contenuto rispetto a quello che è il numero generale delle persone a rischio. Se pensiamo ai bambini, noi in tutta la regione lo scorso anno, bambini intendo età pediatrica 6 mesi, 18 anni, abbiamo vaccinato intorno alle 500 persone. Quindi siamo con situazioni. Allora, noi è chiaro che siamo partiti. Però quest'anno le cose sono cambiate. Sono cambiate. Quindi alcune cose sono. È consigliato il vaccino, certo. Nei bambini, cioè in età pediatrica. Esatto. Fino allora, ai 6 anni. 6 mesi. Allora, la scelta che ha fatto la nostra. Già sulla circolare ministeriale, quindi sulla circolare italiana, già si puntava su questo. Già da anni, peraltro, si discute sullo opportunità di vaccinare la popolazione pediatrica, perché in genere se noi vediamo i casi di influenza, noi vediamo che parte prima la curva epidemica nella classe da 0 a 4. Quindi diciamo che parte subito questa età, perché? Perché non ha memoria immunitaria, non è vaccinata ovviamente ed è più sensibile, chiaramente non avendo incontrato in passato questi virus, quindi è molto sensibile, soprattutto ai virus di tipo B. Allora, quindi c'è questo discorso qua rispetto ai bambini, già all'estero, già
già da anni si vaccina e si sono ottenuti parecchi risultati sia come diminuzione delle visite dei bambini, quindi minori accessi anche al pronto soccorso pediatrico, minori patologie collegate, sia anche un minore, c'è una minore circolazione nelle altre età. Quindi in realtà è da anni che si sta discutendo, quest'anno c'è una situazione particolare legata anche al contesto. Quindi ricordiamo, vista la situazione particolare, le categorie a rischio sono mutate e quindi il vaccino sono mutate le categorie target. Sì. Allora, quindi noi abbiamo quelle che riprende anche, noi abbiamo sia una circolare ministeriale di riferimento ma anche della nostra regione, sì, che la riprende a grandi linee ovviamente, no? Quindi le categorie target sono le donne in gravidanza, in qualsiasi periodo della gravidanza e anche per il puerperio, perché e chiaramente è la mamma che poi trasmette, quando certo. parliamo di vaccinare una donna in gravidanza pensiamo di coprire lei e coprire anche il piccolo poi quando nasce. Poi abbiamo tutte le persone oltre 65 anni e tutte le persone affette da patologie croniche importanti di tipo respiratorio, cardiovascolare, eccetera, eccetera. Ma le novità sono diciamo, elenco prima le tradizionali, sì, le poi tradizionali. Tutte le categorie, il personale sanitario, e io sottolineo sempre le persone a contatto con persone a rischio, soprattutto persone immunodepresse, perché chiaramente sono loro che... La novità, donatori di sangue, è donatore di sangue, già da alcuni anni è inserita questa categoria, oltre a quelle di pubblica utilità. Adesso la novità di quest'anno, per, in generale per tutta Italia, è la vaccinazione anche delle persone da 60 a 64 anni. Ora, per quale motivo? Allora, come vi dicevo prima, è molto difficile in realtà vaccinare le persone a rischio, non è così semplice, perché è chiaro che io, se io dico voglio vaccinare da 65 anni in su, è chiaro chi voglio vaccinare, perché c'è una categoria anagrafica anche, no? Per le persone invece a rischio è un po' più difficile raggiungerle. Noi, per dire agli ultra 60, alle persone che compiono 65 anni, non a tutti gli ultra 65 anni che questa cosa la sanno e sono sensibilizzati, ma alle persone che compiono 65 anni, ogni anno la nostra regione manda una lettera dicendo: caro cittadino, sappi che hai, questi sono i tuoi diritti, tra le altre cose puoi vaccinarti contro l'influenza e contro il pneumococco. Quindi le persone a partire da 65 anni ricevono una comunicazione. Adesso per le categorie anche, a rischio è un, sì. po' più di, un po' più complesso, quindi il fatto di scegliere da 60 a 64 anni cosa vuol dire? Vuol dire che in questa fascia di età ci sono molte categorie a rischio già, quindi diciamo che già qui siamo quasi solo 80% di persone che un fattore di rischio ce l'ha, quindi è più facile dire a uno: hai 60 anni, vai a vaccinarti contro l'influenza. Ovviamente la nostra regione ha accolto poi, grazie anche alla nostra referente, alla dottoressa Linda Gallo, ha accolto anche l'opportunità che era un po' prefigurata, perché la circolare ministeriale non dà un'indicazione netta da 6 mesi a 6 anni. La nostra regione ha dato un'indicazione specifica di vaccinare i bambini da 6 mesi a 6 anni. Quindi e i sessantenni? Da 60 anni in su in pratica, se facciamo 60-64. Ma il vaccino è sufficiente per coprire anche queste nuove categorie inserite? Allora, adesso noi abbiamo fatto un aumento di previsione abbastanza importante rispetto agli anni scorsi. Certo che la priorità va data alle categorie a rischio e speriamo appunto di avere il sufficiente. Quindi prima di tutto le categorie a rischio. Certo, poi dopo ovviamente... Poi queste categorie ultra sessantenni e bambini da 6 mesi a 6 anni, o anche queste categorie rientrano già nelle categorie a rischio? Queste rientrano già nelle categorie a target, cioè nelle categorie che sono obiettivo di vaccinazione. Quindi obiettivo, piano piano è chiaro che ci possono... Cioè, secondo... Quindi ce l'hanno gratuita? L'hanno gratuita e offerta tramite il medico di medicina generale. Ora,
È ovvio che ci sono delle priorità, no? Allora, ad esempio, per me, per quanto mi riguarda, una priorità di chi vaccinare prima è il personale sanitario, cioè il personale sanitario anche temporale, voglio dire, quindi va vaccinato più presto possibile. Noi nella nostra azienda ci stiamo muovendo, abbiamo fatto anche incontri di sensibilizzazione, ci stiamo muovendo, poi piano piano vaccinare tutti. Perché dico questo? Anche perché il vaccino non è che noi ce l'abbiamo già tutto a disposizione, sta arrivando, noi abbiamo sia in corso sia la distribuzione del vaccino, in questa settimana si chiude in tutta la nostra azienda, in Asofficio si chiude la distribuzione del vaccino ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che hanno aderito a somministrare la vaccinazione ai loro assistiti. E il vaccino sta arrivando, quindi noi abbiamo più o meno entro questa settimana acquisito più o meno il 60% delle dosi del vaccino e entro fine mese avremo il restante quantitativo di vaccino. E quindi, se non dovesse bastare? Se quest'anno vedremo, adesso noi stiamo già muovendoci, allora noi abbiamo fatto come azienda due mosse. Una mossa, anzi, abbiamo cercato di acquisire un numero di vaccini extra gara, un quantitativo non importante, ma insomma 3.000 dosi, destinandolo ad alcune situazioni particolari. Vi spiego un piccolo accenno ai vaccini. Quando si parla di vaccini, in realtà abbiamo più vaccini anti-influenzali. Noi qua nella regione avremo in generale il vaccino trivalente adiuvato per l'età più anziane e il tetravalente tradizionale da 6 mesi in su, in pratica. Allora, la nostra azienda ha fatto questi due vaccini, sono tutti due vaccini che vengono coltivati su uovo. Allora, vi dico questo anche perché in effetti il vaccino anti-influenzale si comincia a produrre a partire da marzo, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice questo, il vaccino anti-influenzale dovrà essere questo, dovrà contenere questi antigeni dei virus influenzale, perché questi hanno circolato e la nostra previsione si fa su questi. Così funziona. Quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo da anni è cercare una modalità di produzione del vaccino più veloce. Adesso cominciano ad arrivare dei vaccini nuovi, e nuove cosa intendo? Ad esempio, per il personale sanitario avremo un vaccino che è coltivato non su uovo ma su cellule. Dottoressa Agnesutto, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io spero di averla ospite anche giovedì, perché così continuiamo la nostra chiacchierata sui vaccini. Esatto, così vi do anche altre informazioni, e così ci sulle anche tipologie, informazioni, anche sulle scelte. Non posso fare altro che salutarla, ringraziarla e dare appuntamento ai nostri amici telespettatori a giovedì, sempre alla stessa ora, con la rubrica Family, Salute e Benessere. A presto.